Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Vivo. Sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. Vivo. Sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia. Odio gli indifferenti. Antonio Gramsci. Sono del 1924, era un militare a Susa. L'8 settembre è finita la guerra e io sono partito con tre da Susa, dove c'era le casermette. Siamo partiti a piedi attraverso la campagna e siamo venuti a casa paese. Arrivavo e studiavo il modo per andare in montagna, che ho saputo che formavano le formazioni partigiane in montagna. Poi una mattina sono partito, ho detto a mia madre ciao, e a Osilia, anche la fidanzata, ciao. Se ritorno ti sposo, gli ho detto, e poi l'ho sposato, vabbè. Comunque sia, sono arrivato a Ciambave, dove mi ha detto mio cugino, vai lì, c'è una famiglia che conoscevo io, una ragazza che è di Ciambave, e dici quello che vuoi fare. E ho parlato con la ragazza, e poi quella ragazza mi ha portato in un bar lì che c'era, sapeva che c'erano qualcuno che era partigiano, ma non si facevano vedere, non c'era, tutto nascosto, via. E allora mi ha fatto conoscere uno che sapeva dove c'è quel gruppo a Felis, da Ciambave a piedi. Sono arrivato a Nus, il comune che c'è Fenis sotto Nus. I partigiani erano sopra Fenis a 2500 metri, in un piccolo paesetto. Un gruppo di baita eravamo là. E hanno detto che erano, a me mi hanno detto che era un migliaio. E saranno stati un centinaio, non ho pigliato. Il capo, ho fatto conoscenza col capo, che era lì, e ho cominciato a stare lì. Ecco, e poi abbiamo ho cominciato ad andare con loro a fare i colpetti. Siamo andati a levare una notte a levare le ferrovie, perché siamo andati a prendere delle munizioni, fucili, in un posto che sapeva, il capo sapeva che c'erano lì. Poi siamo andati anche a una caserma dei carabinieri, d'accordo col maresciallo, e siamo andati a prelevarli, abbiamo preso prigionieri, e abbiamo prelevato tutti la mitragliatrice, non avevamo mica delle armi, io avevo mandato un 91 del 1915, in funzione del 91 che avevo io, perché non avevamo armi, siamo andati a cercarseli così. I partigiani mi chiamavano Fritz, l'amico Fritz. Siamo andati al confine con la Francia, da Valdavostoio, e ha l'appuntamento con i francesi, che erano i Maquis, e li chiamavano i partigiani francesi. E ci hanno dato, mi sembra, delle munizioni. Comunque siamo andati per parlare, per vedere che cosa c'era in Francia.
E allora loro poi ci hanno dato due piloti d'aereo che avevano buttato giù un aereo e l'abbiamo stati con noi un paio di settimane e poi li abbiamo accompagnati di nuovo in Francia e dai Maquis e l'hanno spediti loro in Inghilterra. Non mi viene in mente quel paese che abbiamo fermato, occupato la stazione. Abbiamo fermato tutto, il treno, perché arrivavano i tedeschi con quel treno lì. Ecco, era la Mongiovetta che abbiamo fermato il treno, che c'erano i tedeschi, ma non abbiamo potuto prendere prigionieri, c'erano tanti. Abbiamo solo imbrogliato il viaggio, che doveva venire per fare il rastrellamento, che facevano ogni tanto, facevano il rastrellamento sulle montagne, e noi l'abbiamo impedito. E loro si sono andati via, dobbiamo stare via poi. Perché noi non potevamo prendere prigionieri che eravamo neanche una caserma, eravamo per baite. Dormivamo per terra, dormivamo sulle. Io ho fatto il letto con le foglie degli abeti con le ramette corte, perché con la paglia e avevamo sempre le pulci. Sei stato anche ferito? Sì, ma di striscio solo, nella gamba, solo di striscio. Mi è andata bene che le pallottole mi passavano vicino. Tornavamo nel gru, in su, nelle nostre macchine, perché erano sicure, eravamo solo là. Quando eravamo in giro, se ci prendevano, ci ammazzavano. A me non sono mai riusciti a prendermi, ma tanto mi hanno sparato diverse volte. C'era il ponte, poi mi hanno fatto fare, andare a portare degli ordini il capo dall'altra parte della valle, su per la montagna, in un posto che c'era un'altra squadra di partigiani, e sono passato, invece di passare sul ponte, io sono passato nel fiume della Dora e sono andato a trovare, chiedendo sempre alla gente del posto, perché non si fidavano mica neanche tanto la gente, anche i partigiani, perché avevano sempre paura che arrivassero gli altri, i fascisti, a fargli qualcosa. I fascisti facevano dei disastri nei paesi. Però noi eravamo molto, molto guardati dai contadini. E poi tre partigiani hanno fatto lo scherzetto, sono andati a far sedare la bestia e l'hanno venduta. E allora poi noi siamo andati a prenderli, le abbiamo fatto il processo e li abbiamo mandati a casa, via. Il capo è andato a fare una commissione da solo a Ciambale, no a Ciambale, a Corso, a San Martino lì, con San Martino. L'hanno fucilato, l'hanno sparato, l'hanno ammazzato. E aveva lì nel campeggio, c'era la moglie con una bambina, aveva. E così il capo mi ha messo a me a sorvegliare e aiutare, c'è donna col bambino che
è stata ancora lì un 15 giorni e poi è andata via. E il capo è stato morto, molto. Senti, quindi dice, alla fine di settembre partecipava all'azione contro la caserma della Brigata Nera di Ciambave. Sì, vabbè, non mi ricordo tutto io. C'è scritto nei tuoi documenti. Prendi lì. Perché tutte le cose, ce ne tante cose. Certo. Adesso sono un po'... sono troppo vecchio. Non c'era più la memoria di tutto quello che è stato. Pertini andava a casa dalla Francia, andava a casa, andava perché lui, quando era cercato anche lui, perché lui era anche comunista, era ricercato come partigiano anche lui. E loro si erano avvertiti che passava dal treno quel giorno lì che passava, che dovevamo occupare tutte le stazioni della Val d'Aosta, da Aosta fino a Torino. E noi abbiamo occupato quella lì, che eravamo solo a Nus, comune. Fenice era frazione di Nus. Il 25 aprile poi è finita proprio la liberazione, l'abbiamo fatta. Però io sono venuto via nell'inverno, in quell'inverno lì, siccome che era nevicato là dove eravamo, non faceva più niente, e io ho pensato di venire a casa. E funzionare qua a Casal Monferrato, e difatti sono venuto giù con un permesso dal comune di Nus, il comune di Nus. E ho preso il treno, sono venuto a casa, Casale Monferrato, e poi lì c'era già anche dei partigiani del paese, che c'era uno di Torino, che insomma abbiamo formato dei gruppi, anche lì, e siamo andati sulle colline del Monferrato. E io funzionavo nel paese, nella zona di Casale, con un gruppo di qua, non era più lo stesso, un gruppo che c'era lì, che c'era un capo che si chiamava, il capo stazione che si chiamava Guidi, a Valenza, c'era il capo stazione di Valenza che era il capo, quello che si controllava noi via. E dopo la liberazione siamo andati nella caserma di Valenza a fare la polizia partigiana. Eravamo nella polizia partigiana. Ma io poi se volevo andare nella polizia normale, potevo andare, io non mi è piaciuto andare il poliziotto via. E sono tornato a casa. Come mai ti sei iscritto al Partito Comunista? Ah, là c'era, là nel gruppo c'era chi voleva essere del Partito Comunista, chi della Democrazia Cristiana, chi avevano degli altri nomi però. Io ho subito scelto il Partito Comunista e mi hanno scritto lì. E ho cominciato lì a essere comunista, nei partigiani.